Io mi chiamo Princess e credo nella famiglia. Ho 0 mesi e sono appena uscita dalla pancia della mamma. I miei genitori sorridevano e sentivo le loro voci, le parole che sono state dette per prima e sono... Beh, dai, questa è la nostra figlia unica. Poi forse in futuro avremo anche fatto, anzi forse se vorrà una sorella, la faremo. Ti vogliamo bene, cara. Sei stata la cosa più bella che abbiamo mai fatto io e tuo padre. E poi ho sentito ancora dire: dai, curiamo la nostra figlia. Per ora è unica. Però poi vedremo. Mi chiamo Princess e credo nella famiglia. Ora ho quel canetto in più e vado in prima asilo. Mi trovavo bene all'asilo. Mi trovavo bene e sono molto contenta di questa cosa. Almeno l'unico periodo della mia vita è quello di essere all'asilo, perché comunque i tuoi amici ti comprendevano. E le mie due amichette sono ancora fidanzate adesso, con i loro fidanzati sin dall'asilo. Beh, loro almeno sono fortunati a trovare un uomo che, anzi, degli uomini che li ama. No, li ama. E questa cosa mi fa sentire molto felice. Mentre io, beh, mi chiedono: sei attraente di quanto pensi? Scialla. No, per niente. Però ho trovato dei migliori amici, che però non pensavo che fossero così testardi come me. Più testardi sono, più li odio. Io sinceramente odio essere testarda. Io mi chiamo Princess e credo nella famiglia. Ora ho 6 anni. E beh, in realtà 7. E faccio l'elementare. Alla mia epoca, beh, non proprio. Solo 3 anni di elementare, per fortuna. E non mi trovavo a scuola, non mi trovavo molto bene a scuola. Anzi, peggio. Lasciamo stare i miei ex compagni dell'elementare. Perché veramente mi hanno fatto sentire diversa. Mi escludevano dal gruppo. Mi lanciavano di tutto. Mi trattavano male. Però dai, ci sono passata. Dopo un po' di tempo, certo, non accetti chi sei e non riesci a capire chi sei. Però col tempo l'ho capito. Sono stata via un mese. Anzi, sono stata per un mese assente alla scuola. Anzi, più di un mese. Perché poi è arrivato mio padre a portarmi via da quell'inferno. Beh, ammetto che ho alcuni amici, ma quelli non mi bastano. Nelle Filippine ho sempre voluto avere più amici, ma purtroppo non è così.
quello che è successo ce l'ho ancora nei miei ricordi. Però almeno l'ho passato. Io mi chiamo Princess e credo in una famiglia. Ho 11 anni e sono qui ormai in Italia. Anzi, frequento la prima media. E per fortuna ho trovato degli amici veri, tranne uno, il mio ex compagno di classe che mi stuzzicava continuamente. E questa cosa non la sopporto più. Meno male che non ce l'ho più appresso. No, per dire, perché ogni tanto si attacca a me. Mi insegue. Beh, fa di tutto per inseguirmi. Io invece cerco di evitarlo, ma ci sono delle volte che non riesco ad evitarlo. Purtroppo è così. Sono sempre stata una ragazza solare, una ragazza felice, una ragazza sorridente e gioiosa, a cui tutte le ragazze vorrebbero essere. Ma l'apparenza inganna. A parte il compagno che mi stuzzicava, beh. Cioè, non mi sentivo più di tanto me stessa. Anzi, mi sentivo diversa. Più diversa. Però meno male che c'era la mia migliore amica, che ogni tanto viene a consolarmi e dice: cara mia, purtroppo alcuni maschi sono così, non puoi farne a meno. Mi chiamo Princess. Io mi chiamo Princess e credo nella famiglia. Ormai frequento la prima liceo, scienze umane. E qualche mese fa ho detto a me stessa di andare dalla psicologa perché non ce la facevo più. Allora ho detto, beh, se sto male in continuazione non posso più vivere così. E invece, grazie alla persona che non fa parte della mia famiglia, mi ha aiutato veramente. Mi ha fatto capire chi sono, ho avuto la mia piccola libertà di decidere cosa fare e ho avuto anche l'opportunità di scegliere quel che volevo fare, quello che mi sentivo fare e eccetera. Quanto mi sento leggera come se fosse una piuma che vola nell'aria, leggermente. Alcuni di noi non potrebbe sentirsi così. Beh, dovrebbero sentirsi leggeri come me, però non tutti hanno questa possibilità di sentirsi così. Io mi chiamo Princess e credo nella famiglia.